Aspetta, è stata la festa del mio primo film. Non mi aspettavo che fosse una festa anche in quest'ultimo. Avevo sempre rinviato l'idea di fare un film ad Ascoli, per, un po' per scaramanzia, perché appunto teneva vita per chiudere un cerchio, no? Qualcosa di una carriera. Però la cosa bella che fa parte un po' di come questo film sia stato con passione, con entusiasmo, una sorta di operazione a cuore aperto, di intervento chirurgico, dove a un certo punto ti rendi conto che manca l'elettricità, poi ritorna, oppure manca l'aria condizionata, il paziente viene in vita, no? E questa è la scelta di Ascoli, è stata legata anche a fattori, diciamo, casuali. Dovevamo fare questo film. Riccardo ha preso in mano questo film, stavamo quasi iniziando la preparazione a Roma. A un certo punto non si trovava la location, perché Roma è una città che potete immaginare, rumori, suoni, macchine, traffico, la presa diretta era un problema molto serio, anche ricostruire in teatro un costo eccessivo per noi. Un giorno sono capitato ad Ascoli, entrato al caffè Meretti, mi sono seduto accanto alla vetrina, mi guardavo intorno a questo caffè e lo immaginavo come un ristorante, mi sembrava perfetto. Ho chiamato Riccardo e ho detto: Riccardo, perché non provi a venire giù ad Ascoli per vedere se riusciamo a girare su ad Ascoli? Su ad Ascoli. E Riccardo mi ha detto, ovviamente, quello che mi aspettavo, ha detto: tu sei pazzo, siamo in preparazione. Poi ho mandato delle foto e Riccardo ha detto: organizza perché venerdì veniamo ad Ascoli. Così è stato, così abbiamo riguardato la sceneggiatura, abbiamo ripensato al film, e abbiamo avuto, fatto una scelta felice perché paradossalmente, ambientando in una città di provincia, sembra quasi una dimensione più universale. Ma la storia quando è nata? Perché tu poi raramente hai fatto film nel passato, quindi mi chiedevo che cosa ti ha portato a questo viaggio. Tu sei un regista contemporaneo, fa storie molto, anzi, che toccano l'immaginario collettivo. Perché nel passato come è nata? Io sono un regista inattuale, nel senso che non mi piace l'attualità, fare con l'attualità, e penso che andare nel passato poi diventa il miglior modo per parlare di cose che ci riguardano oggi. Ho sempre pensato che, magari nei miei film, ho sempre fatto fatica a mettere un personaggio in questo nostro mondo, no? Solo in un caso, nessuna volta, ho citato un personaggio del nostro mondo. Però mi sembrava che nel passato ci fossero alcune, molte delle cose che ci riguardano, del nostro vivere, e che film, insomma, non in maniera premeditata, non in maniera così pamflettistica o con una tesi, perché il film è stato scritto prima della pandemia e ha trovato nella pandemia qualche stimolo. Sicuramente siamo andati incontro, guardi, abbiamo cercato di usare questo clima che c'era nel paese, e quindi in maniera non premeditata, però c'è sempre. Di premeditato c'è sempre l'intenzione che questa storia non rimanga confinata né in una storia, semplicemente una storia d'amore, né in una storia che riguarda solo quel periodo storico. Qualcosa che potesse riguardarci più da vicino e che ognuno troverà, sceglierà, di riflettere quali possono essere i pensieri, le cose da portare a casa. Riccardo, come produttore, cosa ti ha affascinato di questo racconto? Un applauso alla produzione.